tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché oggi è martedì, quindi cosa succede il martedì? Ovviamente cosa succede? Succede che c'è un video delle Makeup Angels, quindi da parte mia, di Fabiana e di Elisabetta vi diamo il benvenuto nei nostri video. Per questa settimana avevamo deciso di fare un make-up particolare. Abbiamo deciso di truccarci con ombretti mono. Ovviamente ho già fatto la base. Ho già fatto la base e devo fare un make-up e poi metterò ovviamente illuminanti e blush, ovviamente in cialde singole. Io ho preso qualcosa così, avevo 2-3 ombretti e ho voluto prendere questi per provare, per vedere cosa potevo realizzare, perché molto spesso diciamo si vedono tutorial con delle palettine tipo Anastasia, Jeffree Star, Nabla, eccetera eccetera, però mai con ombretti mono, quindi ombretti singoli. Quindi ovviamente noi usciamo fuori dalla mischia e quindi iniziamo a truccarci. Mentre mi trucco, poi ho intenzione di dirvi delle cose. Cosa vi voglio dire? Allora, metto un ombretto, questo qui color panna, su tutto l'occhio. Allora, io vi sto mettendo dei video, ve li ho messi proprio quasi tutti i giorni, perché sono dei video già registrati. E questo dice come facciamo a capirlo, ci vuole un po' di intuizione. Se vedete, quando una persona si trucca vi fa vedere delle cose, notate spesso le unghie. Nel frattempo mi trucco. Allora, cosa succede? In questi video che vi sto facendo vedere, guardo gli ombretti, in questi video che vi sto facendo vedere sono dei video vecchi. Allora, prima di tutto perché sono dei video dove vi faccio vedere i prezzi sexy di Sephora o vi faccio vedere tantissime altre cose tipo sconti di Kiko, cose che adesso se fate degli ordini avete rimanenze. Questo perché? Per farvi capire che questi acquisti sono stati fatti in precedenza. Non sono acquisti fatti di adesso, nel senso ultimamente, sono acquisti fatti da un bel po' di tempo. Quindi non prendete questa cosa che vedete, utilizzo questo ombretto di Kiko. Poi vi scriverò sotto tutti gli ombretti che utilizzo. Questo non significa che i miei acquisti sono stati fatti adesso. Questi sono acquisti già fatti in precedenza e che io di norma li registro quando ho tempo. Molto spesso mi capita che quando uscivamo, parlo della mia famiglia, quando uscivamo io iniziavo prima a truccarmi, quindi molto spesso cosa succedeva? Che io ero pronta e loro invece no, e quindi io dovevo aspettare loro. Allora cosa facevo? Mi mettevo a girare video. Quindi quei video che voi vedete sono già registrati da un bel po' di tempo. Se non mi sbaglio fino all'inizio di febbraio, poi non li ho fatti perché sinceramente ne ho 25 ancora messi che devo pubblicare, quindi mi sembrava strano, diciamo, farli, perché io ad esempio l'ultimo acquisto che ho fatto si tratta della palettina di Jeffree Star, quella viola che è uscita. Io l'ho presa quando è uscita, quello è stato il mio ultimo ordine per quanto riguarda gli acquisti. Allora, stavamo dicendo che io questi acquisti li ho fatti in precedenza, quindi io ho un bel po' che non faccio acquisti. Vi ripeto, l'ultimo acquisto è stato quello di Jeffree Star. Perché vi dico questo? Perché dobbiamo anche rispettare le persone che fanno le consegne, perché io ad esempio oggi è arrivato un pacco di mio figlio Carmelo che era a pagamento. Infatti, se voi ci fate caso, tutti i siti, anche quelli tipo ad esempio Wycon o Kiko, che spedivano in contrassegno, hanno tolto il contrassegno, ovviamente, perché dandogli i soldi era un l'approccio che hai con il corriere. Quindi cosa hanno fatto? Hanno tolto il contrassegno e pagando, diciamo, in PayPal, così
tra virgolette, si sentano più sicuri il fatto che i corrieri non toccano i soldi, eccetera, eccetera. Però questa cosa non è nemmeno giusta, perché loro ci stanno anche, stanno utilizzando un modo per farci acquistare. E sinceramente è una cosa sbagliata, perché questi poveri corrieri, cioè, abbiate anche un po' di rispetto nei loro confronti. Io vi ripeto, oggi Carmelo ha ricevuto questo pacco, io gli ho dovuto dare i soldi al corriere perché era in contrassegno. Il corriere mi ha detto: signora, per favore, non faccia ordini per questo periodo. Cioè, io mi sono sentita veramente, cioè, non umiliata, perché dispiaciuta, dispiaciuta nei suoi confronti. Io gli ho detto: guardi che mio figlio l'ordine non l'ha fatto adesso, infatti credevamo che non arrivasse più per questa situazione. Le ho detto: l'ordine è stato fatto in precedenza. Infatti lui mi fa: sì, lo so, perché dice mi sta dando i soldi, perché noi fino adesso hanno fatto la richiesta che non si paga più con i soldi, ma con la PayPal o altre schede. Io mi sono sentita veramente in disagio nei suoi confronti, ma veramente mi sono sentita in disagio. È una cosa che ci sta, sinceramente, dando a tutti fastidio, perché è una situazione che non è molto bella. E speriamo che questa situazione si sistemi in tutti i modi, perché così, sinceramente, non si può andare avanti. È una brutta, brutta situazione. Noi, ovviamente, stiamo cercando, io continuo a truccarmi. Stiamo cercando di stare a casa. Ovviamente mio figlio lavora e quindi è un po' difficile che lui sia a casa, perché lui fa le consegne, perché lavora tipo in un negozio tipo Euronics, no? E quindi automaticamente ha delle cose da dare tipo alle persone che glieli porta fino a casa, tipo elettrodomestici, televisori. Quindi queste cose si devono portare fino a casa. Però sfortunatamente le persone ancora comprano delle cavolate, tipo, cioè, i trucchi per noi, dice sì, dice no, ci divertiamo, ci trucchiamo, facciamo, diciamo, però i trucchi per noi sono delle cavolate, invece loro potrebbero rischiare veramente la vita in questa cosa. E quindi mi è dispiaciuto tantissimo, gli ho anche chiesto scusa e lui mi disse, dice no signora, dice non si preoccupi, io lo so che il pagamento, cioè, è una cosa fatta di prima, perché sennò i soldi non li potevamo ricevere. Cioè non c'era ordine, in poche parole, no? E quindi veramente mi sono sentita male, ma nei suoi confronti, per quello che è successo, va. Come sta venendo l'occhio? Abbiamo una sfumatura. Io mi perdo quando mi trucco, sinceramente, perdo la connessione. Allora, questi ombretti, sinceramente, spolverano che è una meraviglia. Infatti, la base, se la fate, meglio dopo. Perché spolverano che è una cosa incredibile. Con tutto che li sbatto. Allora, sto cercando di scurire questa parte perché mi piaceva dare una sfumatura un po' più. E niente, vi ho raccontato quello che è successo. Quindi, se voi ci fate caso, i miei acquisti sono stati fatti in precedenza, quindi. Poi ve ne accorgete, queste sono le mie unghie. Ogni martedì vedrete un video con queste unghie fino a quando si finirà questa situazione. Invece, se voi fate caso, gli altri video sono con unghie diverse, quindi sono stati fatti in momenti diversi. Allora, adesso andiamo a mettere un altro ombretto per dare un po' di colore. E niente, non mi ricordo più cosa vi stavo dicendo, ma amen. Ah, vi stavo dicendo il fatto dei miei video. Vi accorgete subito se un video è registrato o non. Ad esempio, quelli del martedì io li registro mentre li faccio. Cioè, nel senso. Che esperta. No, nel senso,
Io li registro tipo oggi che è lunedì e vi faccio anche vedere tramite il cellulare. Aspettate che ve lo giro, lo puliamo, che è il 23 marzo. Si vede? Aspetta. 23 marzo. E mio papà mi ha fatto la videochiamata, bene, quindi mi devo sbrigare perché fra un paio di minuti la rifarà sicuramente di nuovo e devo rispondere. E un po' scherziamo con mio papà perché facciamo papà, ma qua sta piovendo, lì che tempo fa? Siamo a 600 metri, no? E quindi scherziamo in questa maniera proprio per fargli passare il tempo, per far sì che non... diciamo, non senta la mancanza di noi, dei miei figli, perché è quello che sente, sinceramente. Ma non possiamo farci niente, noi non possiamo andare perché, ovvio, è una persona anziana e tutto, ma non mi sembra giusto, anche nei confronti di tutte le altre persone. Invece qua vedo che molte persone se ne fregano veramente e continuano a fare la vita che facevano prima. Cioè non gliene frega veramente niente, ma veramente, eh? Io vedo troppa, tanta tranquillità in alcune persone. Mi piace molto il viola. Non l'avrei mai detto. E mi piace il fatto di allargarmi così. Allora, invece per quanto riguarda l'interno dell'occhio, che adesso andiamo a fare la cut crease, cosa andremo a fare? La cut crease, se trovo il pennello della cut crease, non vedo l'ora di vedere cosa hanno combinato le altre due. Ovviamente quando finirete di vedere il mio video potete andare benissimo a vedere i video delle altre due fanciulle. Allora, molto spesso la sfumatura arriva fino a un punto che io di norma non avrei mai messo il correttore, sinceramente. Questa fissazione me l'ha fatta venire Fabiana, come sempre. Lei c'entra dappertutto, in poche parole, va. Allora, io non so se a voi vi capita la stessa cosa, ma io arrivo sempre fino a metà. Non mi piace mai quando la fanno arrivare fino alla fine, sinceramente. Mi piace sempre a metà. Mi piace proprio la fine dell'occhio, sempre con la sfumatura che abbiamo fatto nella parte di sopra. Vado a fare questo e torno subito. Allora, adesso metterò un altro ombretto che è un ombretto nero e lo metterò proprio qui per dargli un altro po' di profondità e lo tiro così, soltanto un pochettino. Invece nella parte dove abbiamo messo il correttore, andrò a mettere questo ombretto della Kiko che è il 224 ed è questo colore qua. E prenderò però il pennellino e lo bagnerò per vedere se la sfumatura viene meglio, ma credo che venga meglio bagnato. Pennello di Essence. Prima bagno il pennello. Questi sono degli ombretti fantastici, veramente fantastici, troppo troppo belli. Non si vede niente. Cioè, volevo specchiarmi in questo, ma non si vede niente. Si vede? Si vede? Forse se mettevo una base azzurra di sotto,
serve un po' di manualità. Allora, li devo soltanto stratificare. Perché proverei anche col dito, però avendo anche le unghie, vabbè che queste sono tipo alte, ma le unghie, parlavo del mio occhio. Cioè, dico io, cioè, bellissimo. Cioè, avendo le unghie lunghe, viene malissimo. Cioè, l'ombretto è bellissimo, eh? Niente da che dire. Cioè, nel senso, veramente molto, molto bello. Allora, volevo un colore brillante. E stavo pensando a un ombretto che io ho, ma non mi ricordo. Ah, ecco. Di norma posso mettere tipo questo qua al di sopra. Vediamo se ci riesco a metterlo. Mi serve un pennellino piccolo. Perché è un po' particolare. Sì, mi stavo specchiando in questo. È un po' particolare questo, vediamo, non so se si vede. Di norma viene messo al di sopra, però si porta l'altro ombretto. Proviamo. È una specie di cremina, non lo so, si vede? Questo è un ombretto di Wet n Wild. L'ho comprato qui, se non mi sbaglio, perché da questo sapone rivendono Wet n Wild. Devo dire che è carino come ombretto, però essendo cremoso viene male l'applicazione. Bello, mi piace questo glitter proprio così all'inizio. E invece andremo a mettere come punto luce un altro ombretto di Kiko. Vabbè, oggi mi sa che abbiamo utilizzato tutto Kiko, va. Fa niente. Utilizziamo questo. Proprio all'inizio dell'occhio. Devo dire che sono molto carini questi ombretti. Ci piace, ci piace, ci piace. Allora, per quanto riguarda invece la parte di sotto, andiamo a utilizzare, gli stessi ombretti che abbiamo utilizzato di sopra. Però per quanto riguarda, il borgogna, quindi questo, e mi servirà un pennellino piccolo, perché già. Un make up così da tutti i giorni, per stare a casa, per raccogliere i panni stesi fuori. Ok, a me piace così, sinceramente. Ditemi voi cosa ne pensate. A me piace così. Allora, ovviamente dobbiamo mettere la matita all'interno dell'occhio. E metterò questa qui della Kiko, che è una matita labbra. Voglio vedere se dentro l'occhio scrive, sinceramente. E siccome molto spesso vedo persone che gli dà fastidio il fatto quando mettono la matita all'interno dell'occhio, no, ci vediamo dopo per il mascara. Il mascara che metto è sempre quello di Essence, questo. Di norma ci vorrebbero le ciglia finte, ma sapete che ancora no, non sono molto brava nel metterlo, quindi no. Io non metto molto mascara, sinceramente. Cioè lo applico, ma così normale, senza metterne troppo. Scusate se non sono molto di compagnia in questo video, ma sinceramente
Sto facendo il video tanto per svagarmi un po', ma questo purtroppo per tutti non è un buon periodo. Per quanto riguarda gli occhi, io ho finito, a me piace tantissimo. Per quanto riguarda invece il viso, dobbiamo mettere il blush, quindi come blush ombretto. Quindi in cialda io direi di mettere, allora, come blush andremo a mettere un altro ombretto, però questa volta per quello che riguarda la Essence. Lo mettiamo con il pennello ampio perché non voglio un colore troppo. Quindi se ridiamo andiamo a fare. Devo dire che è molto carino come blush. Oddio, mi sono macchiata! Sfumiamolo, sfumiamolo! Ovviamente gli ombretti sono molto più pigmentati degli ombretti, cioè dei blush normali. Poi dovrei mettere anche la terra, ma sinceramente io di ombretti marroncini non ne ho. Posso utilizzare questo che ho utilizzato per la sfumatura, però non lo so come viene. Possiamo provare? Proviamo proprio poco poco. Certo, fa un po' macchia perché ovviamente non è un colore adatto. Poi utilizziamo un po' di cipria per amalgamare tutto. Stavo leggendo il messaggio. Poi, come illuminante invece, volevo utilizzare un ombretto della Kiko, è questo qui, di questi appiccicosi, questo qui, vediamo come viene, carino, però questa volta lo voglio mettere solo ed esclusivamente qui laterale, qui. Il naso lo mettiamo anche qui sull'occhio. Allora, come make-up devo dire che mi è piaciuto molto. Ora mi è caduto tutto l'illuminante a cara. Adesso andremo a mettere un rossetto. E come rossetto vorrei metterne uno e metterò Rock Nude di Nabla. Mi ci vuole una matitozza. Allora, c'era la matita che sto cercando di utilizzare in questo periodo, ma ovviamente in questo proprio preciso momento non c'è. Allora, questo è il make-up finito. Ovviamente ho messo Rock Nude sulle labbra perché mi piace tantissimo e mi piace molto il contrasto che ha con la matita di Kiko. Questo è il make-up per quanto riguarda le cialdine singole. Spero ovviamente che vi sia piaciuto. E ovviamente andate subito a vedere i video delle altre Make-up Angels, quindi andate subito a vedere cosa ha combinato Elisabetta e cosa ha combinato Fabiana. Sicuramente ne vedremo delle belle. Io con loro mi diverto tantissimo perché veramente ci scambiamo dei consigli e veramente mi trovo molto molto bene con questo gruppetto. E niente, che dirvi, io vi mando ovviamente, ovviamente, ditemi nei commenti se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, che ombretti avete di Kiko, visto che sono delle edizioni anche vecchie, sono queste nel packaging così. Poi ho preso anche queste col packaging così. E
E questo col packaging così. Ho utilizzato, si può dire, solo Kiko. Sì, è un ombretto di Wet n Wild. Vabbè, ditemi ovviamente giù nei commenti cosa ne pensate di questo make-up, se vi piace, non vi piace, se vi piace anche l'abbinamento con le labbra e tutto. Niente che dirvi ragazzi, spero ovviamente che il mio video vi sia piaciuto e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!